Da Salento, piccolo borgo cilentano, all'Universo Mondo. Sembrava ambizioso il progetto del premio Cilento Poesie, ed invece, grazie al lavoro fatto dalla soprintendenza con l'aiuto di un nutrito stuolo di partners, si è centrato l'obiettivo che porterà, fra gli altri, il prossimo 10 ottobre nella Sala Pasolini di Salerno, un premio Nobel per la letteratura. Quest'anno veramente sarà un anno, un'edizione particolare. Abbiamo il piacere di premiare un Nobel, John Foss, Nobel per la letteratura del 2023. Accanto a John Foss abbiamo tanti altri premiati di altre sezioni ugualmente meritevoli di essere attenzionati. In questo progetto è importante portare in tutta Italia e anche all'estero la cultura cilentana, un territorio meraviglioso di cui la soprintendenza ha competenza archeologica, artistica, storica, paesaggistica. Al di là dei valori dei premiati, un Nobel su tutti, però possiamo dire che noi continuiamo un discorso iniziato nel 1700 col Grand Tour, che raccontava una grande terra che deve essere ancora conosciuta forse ai più nel mondo. Mi piace questo riferimento al Grand Tour perché proprio in questi giorni sto pensando di lanciare un Grand Tour della piramide culturale del Cilento, che è questa che si vede qui, a cui hanno aderito 25 paesi con una nuova connotazione culturale e stanno mettendo sulle loro mura. L'ultimo è stato il paese di Agropoli, paese del Castello, che ha affisso la piramide culturale del Cilento. Che cos'è? È il contenitore e la casa del movimento, così come le giubbe rosse di Firenze furono la casa del futurismo, così come i grandi salotti milanesi sono stati il contenitore di altri movimenti. In questo caso è il Cilento, la roccia e la vegetazione del Cilento fa da casa, da contenitore, con questi 25 paesi che si sono costituiti, che hanno dato una nuova impronta culturale e che vogliono adesso mostrare la loro poesia, la loro bellezza e accogliere simbolicamente tutto il mondo che è pronto a venire a scoprirci e a scoprire l'epicentro del più grande movimento della contemporaneità, di cui fa parte un premio Nobel, ricordiamolo, Olga Tokarczuk. Fanno parte i maggiori poeti, artisti visivi, filosofi italiani, più di 100 docenti universitari, e che continua a crescere e che vede il premio Cilento Poesia fiore all'occhiello del movimento, che è un poco il dono empatico che viene dato ai grandi autori della contemporaneità.